Radio.0 presenta Napoli Magazine. Buon pomeriggio e ben ritrovato a Roberto Conte. Ciao Roberto. Carissimo Michele, buon pomeriggio a te e agli ascoltatori. Io voglio subito però chiamarti ad un ricordo di Carlo Giuliano. Diciamo che la tua generazione è stata forse l'ultima tirata su da Carlo Giuliano, almeno a memoria credo che siate stati gli ultimi, come dire, allevati. Sì, diciamo, perché credo che sia la cosa giusta. Abbiamo visto, come dire, almeno sotto il profilo professionale, la parte peggiore del Napoli, nel senso che quando io avevo 20 anni, era il 1997, è iniziato il periodo delle retrocessioni, c'è stato un anno che tra l'altro poi ho iniziato il mio lavoro intorno al 2000 a Canale 21, ed è iniziato, diciamo, è stato forse l'anno dei 5 allenatori, se non vado errato, un anno molto difficile e soprattutto un anno molto difficile anche a livello dirigenziale, perché è stato l'anno della convivenza difficilissima tra Corbelli e Ferlaino, in cui Ferlaino ha iniziato a provare a cedere parte del timone del comando, prima alla famiglia Gallo, poi a Corbelli, e c'è stato, come dire, anche una coabitazione nella direzione dell'ufficio stampa, però siamo stati tra quelli che hanno avuto la fortuna di rapportarsi a Giuliano nella fase finale di una carriera, dove peraltro è una carriera lunghissima e piena di esperienze, di aneddotica, e quindi anche noi ci siamo abbeverati a quella fonte che è stata sicuramente molto importante. Devo dire la verità che forse, quello di Giuliano è stato sicuramente il funerale più commovente in cui ho assistito nei miei 35 anni di vita. Tra l'altro credo che sia molto molto bello quando, al di là della cerimonia formale, mi era già capitato in una cerimonia laica molto particolare, dedicata a Silvia Croce, una delle ultime figlie di Benedetto Croce, rimasta in vita, scomparsa. C'era stata una bellissima cerimonia direttamente nella cappella di famiglia al cimitero, una cerimonia non religiosa, una cerimonia laica, in cui si usava commemorare il defunto da parte di quelli che erano stati gli amici, i parenti, le persone che lo avevano incontrato nel corso della propria vita. E questo abbinamento, che c'è stato anche il funerale religioso Giuliano con una chiesa straordinariamente affollata, è stato sicuramente quello che, per chi poi non lo conosceva benissimo, è stato la dimostrazione vivente e presente di quello che si è seminato, perché chi semina in vita con il proprio comportamento sicuramente poi raccoglie, perché lascia delle testimonianze fortissime. Le parole degli amici, dei colleghi, della figlia soprattutto, sono state parole toccanti, senza retorica, perché hanno disegnato il profilo di un uomo piccolo di statura, e questo è stato quello che l'ha sempre contraddistinto, ma di alta levatura morale, peraltro soprattutto per chi poi l'ha conosciuto in maniera profonda, perché spesso, e questa è una costante, magari ci sono delle personalità un po' burbere all'apparenza, che proprio in fondo forse sono quelle più buone, quelle che portano poi dei valori dentro reali, e questo è stato sicuramente Carlo Giuliano. Peraltro poi devo dire la verità che sabato, in occasione della partita tra la selezione dell'Ussi, i giovanisti sportivi campani, e quella del corpo diplomatico dello Stato, in occasione di una partita di beneficenza a Scampia, abbiamo avuto la fortuna di poter, diciamo, proprio reggere fisicamente uno striscione dedicato a Giuliano, che è voluto essere forse un ultimo ricordo. Spero che poi questo tour di ricordi importanti si possa concludere con l'intitolazione della tribuna stampa proprio a Giuliano, che insomma è anche lui un pezzo della storia del calcio Napoli, e è giusto che poi i ricordi possano vivere. È stato molto intelligente, simpatico e importante quello che ha detto poi la figlia, perché lui era tra quelli, come dire, della vecchia generazione che aveva forse un po' di avversione con i social network e con i siti web, e però è stato uno di quelli che ha visto il cambiamento in corsa, e ora proprio in questi giorni proprio la figlia di Carletto ha voluto far nascere una pagina Facebook a lui dedicata, in cui si stanno raccogliendo in questi giorni tutti i ricordi, tutte le fotografie più belle, tutti gli interventi degli autorevoli colleghi che ne hanno, diciamo, tracciato un profilo, e penso che questo sia il modo più bello di riuscire a far vivere qualcuno, un po' come negli anni sta succedendo, e questo sicuramente è una della forza, è sicuramente una delle grandi forze della rete, è uno degli strumenti positivi con cui la si può usare. Napoli Magazine. Ladies and gentlemen, Mr. Z. Buon pomeriggio a Mario Zaccaria. Ciao Mario. Buon pomeriggio a Mario Zaccaria. Ciao, eccomi qua.
sono tutto vostro, sono a vostra disposizione. Mario, un ricordo obbligato per quello che tutti quanti abbiamo definito il piccolo grande uomo, l'uomo che visse due volte, ma sicuramente il grande fuoriclasse dell'ufficio stampa del Calcio Napoli e non solo. Sì, è un grande fuoriclasse della vita. Adesso può sembrare retorica, ma insomma io, come ho scritto oggi su Napoli Magazine, ci ho lavorato nella stessa stanza, nella stessa redazione per 25 anni e credo di aver avuto il privilegio di conoscerlo anche sul piano umano, oltre che su quello professionale, che insomma quello professionale era un tema sul quale molti altri oltre a me lo conoscevano molto bene, sapevano quale fosse la grandezza professionale di Carlo. Ma io ripeto, ho avuto il privilegio di conoscerlo anche sotto l'aspetto umano in maniera molto puntuale e precisa, perché potete immaginare che cosa significa lavorare per 25 anni nella stessa relazione con una persona. È veramente un privilegio unico, tra l'altro, perché Carlo poi aveva quel suo senso dello humor che era capace di sdrammatizzare qualsiasi situazione. Sì, sì, era una delle sue caratteristiche, le battute folgoranti, l'allegria, la simpatia, insomma non ci si annoiava mai a lavorarci vicino, perché sapeva farti strappare un sorriso, se non addirittura una risata, anche in momenti, come ce ne sono stati tanti, convulsi, difficili, a volte anche drammatici nel lavoro di redazione, ma aveva sempre un modo straordinario per mitizzare tutto e far rendere tutto più semplice, più agevole. È una perdita che non possiamo sopportare. Voltiamo pagina, perché qua altrimenti insomma veramente il nodo si stringe sempre più forte alla gola ed è difficile andare avanti, e forse ecco come avrebbe voluto probabilmente Carlo. Chi è caduto, Antonio o Mario? Ma io sono in linea. Mario, benissimo, perfetto. Allora dicevo, probabilmente come avrebbe detto, esclamato Carlo, per l'anima mia, sabato avete perso. Non perdiamo tempo, ragazzi, avrebbe detto. Sabato però avete perso. Sabato la nazionale dei diplomatici ci ha fatto pelo e contropelo. Non esageriamo, hanno vinto 3-2, c'è stato partita tirata. Un infortunio difensivo del collega Monti, anzi un paio, però insomma hanno giocato bene, è stata una iniziativa bella che bisognerà ripetere, perché andare a giocare a Scampia una partita con rappresentanti dello Stato così importanti come quelli che sono venuti da Roma, ambasciatori, dipendenti d'ambasciata, dipendenti della Farnesina, funzionari intendo, e quant'altro, insomma, portarli a Scampia è stata veramente un'esperienza importante, e speriamo di ripeterlo al più presto. Mario, guardiamo invece al Napoli, che partita è stata quella di Roma? È stata una partita nella quale il Napoli ha dimostrato di essere, dal mio punto di vista, più squadra della Lazio, perché la Lazio ha giocato meglio del Napoli, probabilmente avrebbe perfino meritato di vincere, perché anche nel conto delle clamorose occasioni da gol, insomma, la Lazio ne ha avute francamente di più, ha tenuto il campo, il dominio del gioco per circa un'ora, tutto il primo tempo e la fase iniziale del secondo tempo, però nel calcio c'è sempre un però, alla fine poi chi dimostra di essere più squadra, cioè di avere comunque una capacità di gestire nel suo complesso di tutti i 90 minuti di gioco, e alla fine finisce sempre per avere ragione o quasi, e il Napoli, devo dire che se ci fossero stati altri 10 minuti, se invece di durare 90 minuti la partita fosse durata 100 minuti, io sono convinto che il Napoli avrebbe vinto, ma non solo e non tanto per il fatto che la Lazio ovviamente con il tipo di atteggiamento tattico che aveva tenuto in quella prima ora di gioco aveva finito per perdere qualche briciolo di energia. Era rimasto, i giocatori di Petkovic erano rimasti senza forze, senza fiato, ma anche per il fatto che appunto alla fine ci vuole una certa saggezza, una certa capacità di saper stare in campo, di sapersi trovare al posto giusto al momento giusto, e anche in casi come quello, quando sei aggredito, di attendere l'avversario e riuscire comunque alla fine a chiuderlo, come ha fatto il Napoli appunto nella seconda parte del secondo tempo nella sua area di rigore, con una mentalità diversa. Certo, si è rischiato, d'altro canto il Napoli aveva praticamente 6 punti in campo o quasi, e quindi è chiaro che in questi casi finisci per prendere dei rischi, però ripeto, complessivamente, pur ammettendo che la Lazio
in fondo forse avrebbe meritato anche la vittoria, però il Napoli mi è sembrato più squadra della Lazio. Questo lo dico in prospettiva futura, anche perché insomma Napoli-Lazio insieme con la Juventus, a parte la Juventus, ma anche con il Milan e l'Inter, sono le squadre che si contenderanno un posto per la Champions. Antonio, abbiamo recuperato Antonio Perazzullo. Antonio, una domanda per Mario. No, il grande Mister Z, perché devi sapere che quando pubblichiamo i suoi articoli molti si divertono, nel senso che dicono: ma vogliamo conoscere Mister Z. Poi ovviamente mettiamo la foto all'interno dell'articolo per rendere il tutto più umano. Però voglio fare una domanda che esula quindi da questo discorso affrontato finora. Mario, cioè, questa nuova veste che hai indossato, no? Questo simpatico modo anche di affrontare i temi legati al calcio Napoli, quanto ti sta entusiasmando? Perché la risposta del pubblico è notevole, cioè ci sono commenti che poi ti devo far leggere con calma, che ti esaltano soprattutto per la tua serenità nelle disamine, ovviamente poi non lesini le stoccate quando servono. Ma io sto, grazie a te Antonio, grazie a Napoli Magazine, mi sto ricostituendo un'attività professionale che non avevo mai avuto in passato, perché considera che io ho sempre lavorato all'ANSA, sì, dal 1979 fino a 4 mesi fa. So per bene. Cui voi sapete che all'ANSA insomma tutto si può fare tranne che sbizzarrirsi nel modo di scrivere. Bisogna essere stringati, quindi, certo, bisogna essere stringati, evitare aggettivazioni, andare solo al nocciolo della questione, non fare. Siete stati gli antesignani di Twitter praticamente. Sì, effettivamente, senza fare giri di parole e quant'altro, mentre invece probabilmente questo, ovviamente non mica rinnego quello che ho fatto e quello che ho vissuto, anzi ci mancherebbe altro, a parte che io collaboro ancora con l'ANSA, scrivo ancora le partite del Napoli e quant'altro, ma forse mi è sempre mancato e ora me ne accorgo di più proprio perché questa parte di me l'ho trovata. Mi è sempre mancata la possibilità di poter dare spazio anche a un modo di scrivere diverso, più con la fantasia più libera e con la possibilità, ecco, di scrivere in una maniera, come dire, più disinvolta, diciamo così. E grazie a te che mi hai dato questa possibilità, mi sto divertendo un mondo. Il piacere è tutto nostro di avere un grande professionista in squadra. Ogni martedì alle 7 su napolimagazine.com, ovviamente poi approfondimento in radio sempre a Napoli Magazine su radio.0 con Mario Zaccariati. La sciabolata di Diego Chiuzzi. Senti Diego, ma per quanto riguarda questo Lazio-Napoli, una gara sicuramente tosta che sì, ci ha creato qualche grattacapo, a un certo punto sembrava che stesse sfuggendo dalle mani, pali, traverse, flocca di show, però il Napoli non si è mai sfaldato, è riuscito ad ottenere un punto importante che smuove la classifica e poi chiaramente si vedrà, perché arrivare al 1° marzo non troppo distanti dalla Juve è sicuramente un aspetto positivo. Eh no, hai detto benissimo, dobbiamo arrivare al 1° marzo in più vicino possibile alla Juve e poi andarci a giocare più o meno tutto con lo scontro diretto. Guarda, io l'ho vista a Madrid, io ero a una gara di Coppa del Mondo, eravamo a tavola a metà tifosi della Lazio, a metà napoletani. Non ti dico che cosa può essere successo a tavola, perché è stato veramente un delirio, però insomma c'è una bella partita e ci hanno messo in difficoltà dai primi 20-25 minuti. La Lazio ci ha schiacciato, non ci ha fatto giocare, però è uscito fuori la squadra, ecco, la voglia di vincere, la voglia almeno di portare a casa questo punto, è insomma un punto importante. Da Michele Sibilla, appuntamento questa sera ore 20:30 con il talk show di Corner. Buon pomeriggio a tutti e forza Napoli. Radio.0 ha presentato Napoli Magazine.